Buongiorno dalla redazione di Calabria News 24. Apriamo con la cronaca. Corruzione, concussione, peculato, falso e abuso d'ufficio. Sono queste le accuse a vario titolo nei confronti di diverse persone interessate da provvedimenti restrittivi nel corso di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Lamezia Terme. Tra le persone coinvolte anche alcuni rappresentanti di vertice di istituzioni, uffici pubblici e imprenditoria. Fra loro Massimo Colosimo, presidente della SACA, la società che gestisce l'aeroporto della Lamezia Terme, Pierluigi Mancuso, che è direttore generale della stessa SACAL, ed Ester Michienzi, responsabile dell'ufficio legale. E apriamo ora la pagina dedicata al Vinitaly di Verona. Lì ci sono i nostri inviati Pierpaolo Di Vito e Raffaella Santoro. Ci colleghiamo proprio con Raffaella Santoro. Buongiorno Raffaella, innanzitutto, e proprio a te chiedo un po' un bilancio di questo Vinitaly, chiaramente per la Calabria. Mi pare di capire che è un bilancio positivo, Raffaella. Guarda Paolo, il bilancio è sicuramente positivo. C'è stata grande attenzione da parte proprio non solo dei visitatori, ma anche dei buyer, soprattutto anche per quanto riguarda il mercato estero. Ci sono stati degli incontri anche con degli esperti americani, ma non solo. C'è stato il ministro Martina che ovviamente ha avuto una grande attenzione rispetto ai vini calabresi, sottolineando il lavoro che ovviamente la giunta a guida di Mario Oliverio sta portando avanti. Perfetto, Raffaella, vi lascio allora al vostro lavoro. Anzi, approfittiamo proprio del vostro lavoro perché ci avete inviato una interessante intervista, quasi un'intervista doppia, quella del ministro Martina. Avete documentato anche l'incontro fra il ministro Martina, il ministro per le politiche agricole, e il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Andiamo a sentire le loro voci. Intanto devo rendere onore alla Calabria come regione fondamentale di riferimento per noi. C'è il presidente, prego. Buondì, presidente. Eccoci qua. Come va? Bene. Stai bene? Devo rendere onore alla Calabria per il lavoro che sta facendo, importantissimo, per aver messo al centro del proprio impegno l'agricoltura, l'agroalimentare calabrese come riferimento. Si stanno facendo delle buone cose. Quello che dicevamo ieri è legato al fatto che noi abbiamo un potenziale inespresso, soprattutto se ci rivolgiamo sempre di più al mondo e vendiamo bene i nostri prodotti agroalimentari. È un impegno che lanciamo ancora una volta da qui, da Verona. Tutela delle nostre produzioni di qualità, difesa del reddito degli agricoltori, internazionalizzazione, quindi mercati aperti come chiave fondamentale per poter sviluppare l'economia dei territori. E questo è fondamentale. Ma io credo che dobbiamo tutti ragionare sul tema del valore. La nostra sfida oggi è quella di valore, cioè rendere il valore di quello che produciamo più di quanto non siamo riusciti a fare fino a qui. Abbiamo fatto dei passi in avanti importanti in questi anni, anche in valore. Però dobbiamo fare molto di più perché il gap che abbiamo, ad esempio, con i cugini francesi su questo è ancora rilevante. Come dicevo prima, con Regione Calabria stiamo lavorando molto. Ringrazio il Presidente perché si sono fatti passi in avanti importanti. Il fatto che la Calabria si metta alla testa di un'operazione di valorizzazione delle produzioni territoriali è cruciale perché nessuna legge nazionale può da sola far svoltare. Il sistema serve una squadra e devo dire che questa squadra oggi c'è. Ma io innanzitutto devo ringraziare il ministro Martina non solo per essere qui oggi nello spazio Calabria, ma per il lavoro che sta portando avanti. Bisogna dire che in questi anni, con la sua guida, il Made in Italy è segnato dall'agroalimentare. Nel mondo l'Italia e il Made in Italy si proietta sempre di più come qualità del cibo e questo è un fatto di notevole importanza perché apre opportunità, consente uno spazio per la crescita del nostro paese in un settore cruciale, fondamentale. In questo quadro
Devo dire che il rapporto di cooperazione che è stato costruito nel corso di questi anni ha consentito al sud, alla Calabria, di recuperare potenzialità inespresse. Ancora c'è tanto da fare, ma abbiamo messo appunto quest'area del paese su un binario giusto, quello della crescita attraverso la valorizzazione delle proprie risorse, e in questo quadro l'agroalimentare è non a caso il settore che nel corso di questi ultimi due anni ha contribuito ad invertire il segno di un trend negativo. Fino al 2014 noi abbiamo avuto una perdita di PIL nel Mezzogiorno e anche in Calabria di 14 punti, dal 2015 c'è un segno positivo che è determinato soprattutto dalla crescita dell'agroalimentare, grazie ad una strategia che si sta portando avanti di cooperazione e di valorizzazione delle nostre produzioni. E lasciamo la pagina del Vin Italia di Verona e andiamo a parlare dei dati decisamente interessanti. Sono quelli che riguardano la presenza di studenti stranieri, chiaramente, nelle scuole calabresi. Un dato in controtendenza è quello del numero dei cognomi stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado della regione. Mentre aumentano in modo esponenziale gli arrivi di migranti, diminuisce quello delle presenze di alunni di nazionalità non italiana. Il riferimento è a bambini nati in Calabria inseriti fin dall'asilo, ma anche ad adolescenti arrivati col ricongiungimento delle famiglie. Il rapporto annuale del Ministero dell'Istruzione e della Fondazione ISMU, diffuso in questi giorni, evidenzia come, per dimensioni assunte, costante crescita e diffusione sul territorio, la scuola multietnica sia divenuta oramai un elemento strutturale. Infatti, le prime rilevazioni degli alunni non italiani nelle scuole solo nell'anno scolastico 83-84 contavano 6.104 unità. In 33 anni nelle scuole statali e no si è passati a quasi 815.000, il 47,96% femmine. Nella prima metà degli anni 90 il numero degli studenti stranieri cresce a ritmi di 5-6.000 unità all'anno, arrivando a superare nel 95-96 le 50.000 unità. È tuttavia dalla seconda metà degli anni 90 che l'afflusso degli studenti stranieri si intensifica. Nell'ultimo anno scolastico, considerato 2015-2016, si segnala tuttavia una crescita modesta rispetto all'anno precedente, pari a 653 unità. Si tratta di un incremento di entità minima successivo ad un biennio di evidente rallentamento, al punto da far pensare che il livello raggiunto dalla presenza degli studenti stranieri sia oramai un dato pressoché stabile. Cambiamo decisamente argomento perché è stato presentato a Cosenza il nuovo progetto dello stadio San Vito Marulla. A Cosenza il sindaco Mario Chiuto ha presentato il progetto del nuovo stadio San Vito Gigi Marulla, che fa parte di un programma più ampio, la cittadella dello sport, un'area che prenderà forma entro tre anni. È un progetto molto importante in cui abbiamo coinvolto Bifutura, che è una piattaforma della Lega B, che ci darà un sostegno per la realizzazione di questa idea, che parte da un'esigenza funzionale di rinnovo, diciamo, dell'impianto sportivo dello stadio comunale, ma che si estende ad un'idea molto più complessiva, che è quella della riqualificazione di una parte di città, che è quella che va lungo il Campagnano a partire dalla zona contigua al comune di Castro Libero, con San Vito, con tutta la cittadella anche di edilizia sociale che c'è a San Vito, e che poi continua lungo il fiume fino ad arrivare a Via Popilia all'ultimo lotto. Il nuovo stadio e la cittadella dello sport sorgeranno presso Via Lemagna Grecia, che collega la città di Cosenza a Castro Libero. In concreto il progetto di prefattibilità prevede un'analisi di quelle che sono le necessità del territorio. Andremo ad analizzare tutte le opportunità che un nuovo stadio potrà portare alla città, in termini di cubature commerciali, in termini di contenuti, di che cosa si potrà fare all'interno di questo stadio e di quelle che sono tutte le esigenze anche da parte dei tifosi, che potranno essere attratti da una nuova struttura e quindi attrarre una serie di tifosi che attualmente non vanno allo stadio, come le famiglie, le donne e tutta una serie di altri segmenti che sono tipicamente poco presenti negli stadi di vecchia concezione.
Restiamo in provincia di Cosenza, ma ci spostiamo sul litorale tirrenico perché ieri è stata la giornata di riapertura delle Terme Lugiane. Una vera e propria festa di benvenuto, quella che si è tenuta stamattina presso gli stabilimenti delle Terme Lugiane di Acquappese e Guardia Piemontese, in occasione della riapertura per la stagione 2017. Il 2016, oltre ogni previsione, ha visto protrarre la chiusura a dicembre e rispetto al passato si riapre in netto anticipo. Le Terme Lugiane hanno deciso di aprire anticipatamente il 10 di aprile la stagione termale, anche perché l'anno scorso abbiamo chiuso il 10 di dicembre, quindi allungando la stagione termale per poter consentire ancora di più di produrre maggior budget e di dare la possibilità alle persone che avevano fatto richiesta di fare le cure termali efficacissime delle nostre Terme Lugiane. Le campagne promozionali che hanno visto protagonista le Terme Lugiane nelle varie manifestazioni di interesse turistico come la BIT di Milano, Napoli, Rimini e quelle internazionali hanno confermato un grande interesse per le acque sulfuree e i fanghi. Diverse le prenotazioni che giungono anche da oltreoceano. Vari comuni della regione hanno invece aderito all'accordo tra ente e struttura per offrire la possibilità a gruppi di persone della terza età di usufruire delle cure termali facendosi carico delle spese di trasporto. Riconfermato poi per la prima decade di giugno, visto il successo dello scorso anno, il tour di giornalisti nazionali selezionati per fargli vivere le eccellenze delle terme. Tante conferme ma anche tante novità, come ad esempio la partecipazione delle Terme Lugiane a quello che è l'evento del Giro d'Italia che quest'anno ha scelto Guardia Acquappesa come tappa. Sì, quest'anno il 10 di maggio ci sarà la tappa del Giro d'Italia e quindi ci sarà un'apertura straordinaria delle nostre strutture ricettive e alberghiere. Per quanto riguarda l'apertura di tutte le attività ricettive è spostata al 4 giugno. E chiudiamo con lo sport, precisamente con la pallavolo, perché nello scorso weekend è terminata con l'eliminazione all'Opera di Ravenna la stagione della Tonno Callipo Vibo Valentia. Ad analizzare l'ultima gara e anche un po' l'intera stagione è il centrale di Vibo Valentia, Rocco Barone. Sì, ma direi che usciamo da questa partita a testa alta, anzi altissima, perché comunque abbiamo lottato fino alla fine. Onore e merito a Ravenna perché si è meritata questa Final Four. Voi sapevate benissimo in quali condizioni noi siamo, in quali condizioni siamo arrivati a queste gare, però non c'è nessun alibi, noi abbiamo lottato fino alla fine, direi che è un campionato più che soddisfacente il nostro e ripeto, onore a Ravenna e in bocca al lupo a loro per la Final Four. C'è tanto rammarico, il primo set ad esempio eravamo avanti di 7-8 punti e sinceramente non si può perdere un set in quel modo, poi siamo stati bravi a rimontare, a ripartire. Poi il quarto set eravamo lì punto a punto, eravamo anche avanti alla fine, anche con l'aiuto del pubblico. Sai, fosse andata al tie break la partita non si sa come sarebbe andata a finire, però con i sei e con i ma la storia non si scrive, brava Ravenna e in bocca al lupo a loro. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione, grazie a voi tutti per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.